Con i campionati che stanno per fermarsi lasciando spazio ai mondiali in Qatar, le società sono pronte a programmare non solo il calciomercato che partirà a gennaio, ma anche quello estivo in vista della prossima stagione. I grandi club, infatti, vogliono iniziare già a programmare il futuro, nonostante ci sia ancora più di mezza stagione da giocare. E, il caso del Paris Saint-Germain, che vuole rinforzare la rosa a disposizione di Christophe Galtier. I parigini vorrebbero ulteriormente potenziare il proprio reparto avanzato, aggiungendo ancora più qualità. Proprio per l'attacco, il nome che i francesi stanno seguendo è uno dei migliori della nostra Serie A. Come detto, il PSG è pronto a bussare alla porta dei nerazzurri per cercare di strappare il toro a Simone Inzaghi, con una proposta che sarebbe clamorosa. Stando a quanto riportato dal portale Interlive, infatti, i dirigenti dei francesi starebbero pensando di proporre Hakimi per arrivare a Lautaro. Hakimi non sta facendo molto bene al PSG e, per questo motivo, la società non si opporrebbe ad una sua partenza. C'è da dire che uno scambio tra le società è praticamente impossibile, in quanto l'Inter non ha intenzione di cedere il proprio gioiello se non di fronte ad offerte cash importanti. Oltre questo, c'è da aggiungere che l'ex nerazzurro guadagna circa 8 milioni netti a stagione a Parigi, cifra che l'Inter non potrebbe garantirgli. Dopo Skriniar, quindi, l'Inter deve guardarsi le spalle anche da possibili offerte che potrebbero arrivare per il suo bomber. La sensazione è che se i francesi vogliono sedersi al tavolo e trattare, dovranno presentarsi dalla dirigenza nerazzurra con un'offerta solo cash, mettendo da parte possibili contropartite tecniche. I tifosi, al momento, possono stare tranquilli, la strada che porta Lautaro al PSG è decisamente in salita. Lukaku, affare di cuore pagato a caro prezzo, 47.000 euro al minuto. E adesso l'Inter riflette sul futuro. Romelu Lukaku, in estate, aveva fatto di tutto per tornare all'Inter e rimediare a quell'addio burrascoso per riabbracciare il Chelsea. Ma adesso il club nerazzurro si interroga sull'affare. Come sottolinea la Gazzetta dello Sport, infatti, analizzando i costi dell'operazione col Chelsea, lo stipendio già garantito a Lukaku per i primi 4 mesi di stagione e il numero effettivo dei minuti in campo, Romelu è già costato all'Inter la bellezza di 12 milioni, praticamente 46. 875 euro al minuto si legge. Il dato fa spavento se confrontato con l'apporto garantito dal belga fin qui. 4 presenze in campionato per un totale 249 minuti, con un gol e un assist, più 7 minuti in Champions. Con gol, per carità, ma ininfluente ai fini del risultato. E adesso nuovo stop, con l'arrivederci al 2023. Con in mezzo l'intenzione di giocare i mondiali con il Belgio, e l'Inter. Deve capire i motivi della ricaduta e, soprattutto, riflettere sul futuro di un investimento comunque pesante per le casse societarie. Col Chelsea c'è un accordo sulla parola per un nuovo prestito annuale a partire dalla prossima estate, che non sarà minore dei 10 milioni già spesi di recente e porterà a ulteriori 12 milioni lordi di stipendio da garantire a Lukaku, ricorda la Rosea. I tormenti fisici andranno analizzati con attenzione ed è normale che l'Inter ora sia preoccupata. Lukaku è un patrimonio tecnico che non si discute, a patto che stia bene fisicamente. Al top, Romelu fa la differenza, ma oggi per il club è stato un affare di cuore. Pagato a caro prezzo.